La Calzedonia Verona si prende la rivincita della gara di andata ed espugna il Palabianchini in una vera e propria maratona dello spettacolo. A Verona vanno 2 punti in classifica, 1 alla Top Volley nella gara che ha aperto la 19ª giornata della Superlega Unipol-SAI. La Top Volley inizia subito con l'acceleratore premuto, ace di Urnaut, muro di Van de Vorg per il 6-2. Poi allungano ancora i pontini, gli ospiti cercano di recuperare qualche lunghezza, ma alla fine sono gli uomini di Blengini a chiudere il parziale per 25-21. Il secondo set inizia in equilibrio, poi Latina si porta sul 12-10 e poi ancora sul 23-21 e alla fine Skrimov a chiudere per 25-23. Avanti gli ospiti nel terzo set con 2 errori pontini che vanno sul 4-7, muro di Urnaut e un errore degli scaligeri riaprono il set sul 17-18. Ma con un muro di Anzani gli ospiti si portano sul 18-21 e poi chiudono sempre a muro con Zingal per 21-25. Verona allunga 6-10 nel quarto set, ma i locali si riportano in parità sul 10-10. Ace di Starovic e muro di Urnaut per il 19-17. Verona si porta avanti con Sander sul 22-23. Un ace di Starovic rovescia il parziale 25-24. Ace poi di Sander per il 28-29. Contrattacco di Starovic 30-29. Muro di Zingal per il 30-31. Muro di Sottile 34-33. Muro Anzani 35-36. E Sander con una pipe chiude il set per 36-38 dopo aver eliminato 6 match ball. Tie break che si apre con Sander di prima intenzione ed errore di Ravendick sullo 0-2, contrattacco di Starovic 6-6, sul 9-9 infortunio alla caviglia per Bellay dentro White, 2 muri di Zingal e De Roux per l'allungo sul 9-13, è lo stesso belga poi a mettere a terra il punto dell'11-15.